cambia il mondo del lavoro, cambia la società, cambiano i ragazzi, cambia anche la scuola, che si riorganizza con il riordino degli istituti tecnici. Sono Martina, ho 17 anni, sono una persona molto socievole, sembra strano ma ho una passione per l'informatica, la matematica. Informatica e telecomunicazioni, con le loro innovazioni tecnologiche, hanno cambiato radicalmente la vita quotidiana delle persone e degli ambienti di lavoro, in ogni settore e in ogni campo del sapere. L'informatica è la scienza che, attraverso l'elaborazione elettronica dei dati, ha determinato lo sviluppo della società dell'informazione. Le telecomunicazioni progettano, organizzano e gestiscono sistemi di comunicazione a distanza di suoni, parole, immagini e dati. L'esplosione delle innovazioni ha trovato un punto di approdo nell'ICT, Information Communication Technology. È un settore in pieno sviluppo, di cui si intravedono le enormi potenzialità, ma servono professionisti preparati. Per questo l'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni è stato inserito nel settore tecnologico degli istituti tecnici. L'indirizzo informatica e telecomunicazioni ha ambiti di applicazione senza confini. Sviluppa competenze specifiche per analizzare, progettare e installare sistemi informatici e di telecomunicazioni. Si impara a descrivere e comparare il funzionamento dei dispositivi informatici, elettronici e di telecomunicazione. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle caratteristiche funzionali. Gestire progetti e processi produttivi correlati a funzioni aziendali. È indispensabile la conoscenza dell'inglese, anche tecnico. Dopo il primo biennio, le competenze tecniche e professionali si sviluppano all'interno di due distinte articolazioni: informatica e telecomunicazioni. Informatica e telecomunicazioni è un indirizzo del settore tecnologico. Un ruolo cruciale hanno i laboratori, ma anche gli ambienti di lavoro dove ogni alunno frequenta stage, tirocini e alternanza scuola-lavori. Ciao, sono Marco, ho 18 anni, frequento un istituto tecnico. Mi piace molto divertirmi con gli amici e mi piace molto sentire la musica. Nel settore delle costruzioni lavorano oltre 1 milione di addetti in circa 230.000 imprese. Le principali aree di attività sono progettazione e realizzazione di edifici ad uso residenziale e non, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, cantieri per l'edilizia e genio civile, risanamento del patrimonio edilizio degradato. L'edilizia moderna si trasforma con grande attenzione al rapporto tra progettazione e impatto ambientale. Edilizia biocompatibile, efficienza energetica, domotica. Sono solo alcuni esempi della possibilità di espansione delle innovazioni tecnologiche in questo settore. Si intravedono le enormi potenzialità, ma servono professionisti preparati. L'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio è inserito nel settore tecnologico degli istituti tecnici. Costruzioni, ambiente e territorio è un indirizzo che sviluppa competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, dalle attività di cantiere al prodotto finito. È la versione rinnovata della figura tradizionale del geometra e del perito edile. In questo percorso si impara a progettare e realizzare edifici e costruzioni sia pubbliche che private, stimare terreni e fabbricati attraverso valutazioni tecniche ed economiche, amministrare immobili, svolgere operazioni catastali. In questo indirizzo possono trovare uno spazio anche i geotecnici, per lavorare nei cantieri delle costruzioni sotterranee di grandi opere come tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, scavi per metropolitane.
Indispensabile la conoscenza dell'inglese, anche tecnico, e le conoscenze grafiche, progettuali e informatiche. Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività alternative. Fisica, chimica, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, tecnologie informatiche e scienze e tecnologie applicate sono discipline specifiche comuni ai 9 indirizzi del settore tecnologico. Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all'acquisizione delle capacità operative del settore costruzioni, ambiente e territorio, progettazione, costruzioni e impianti, geopedologia, economia ed estimo, topografia, gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro. Aumentano le ore dell'area di indirizzo, 561 su 1056.